Il tema del servizio alla libertà è un tema di grandissimo rilievo, nel senso che non esiste soltanto il problema e il diritto della libertà di stampa, ma esiste anche il dovere di tutti coloro che responsabilmente agiscono nel mondo della comunicazione di porsi al servizio della libertà di coloro che diventano poi i destinatari di questo. Con queste parole il Vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, durante la celebrazione nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie in città, in occasione della festa di San Francesco di Sales, ha ricordato agli operatori del settore le proprie responsabilità. Il Vescovo, dopo la funzione, ha poi incontrato tutti i giornalisti bergamaschi al centro congressi in via Papa Giovanni XXIII per un confronto e uno scambio di opinioni. Eccellenza, cosa deve considerare oggi il lavoro giornalistico prima di tutto? Beh, credo che debba considerare quello che è il suo proprio da sempre, cioè prendere la realtà e farne partecipi le persone che non sono immediatamente protagonisti a contatto di quella realtà. È chiaro che questa mediazione, perché è un medium e un media quello di cui parliamo, comporta professionalità sempre più raffinate, ma anche una serie di altri criteri che hanno a che fare col modo di vedere il mondo e col modo di ispirare le proprie culture, di cui siamo sempre più consapevoli. Ha parlato anche di libertà. Sì, io sono convinto che una delle inevitabili, anzi delle grandi motivazioni che sostengono il lavoro di chi fa informazione, di chi fa comunicazione, si è rappresentato in ultima analisi dalla possibilità di crescita della libertà attraverso la conoscenza, attraverso l'informazione, attraverso la comunicazione critica. I livelli di libertà complessiva, quindi non solo riservati ad alcuni, ma appunto come fanno i media, investono la totalità delle persone, può crescere. Questo naturalmente provoca ancora una volta la responsabilità, la competenza e la professionalità di chi agisce in questi campi. Ci sarà un convegno sul lavoro? Sì, io ho ricevuto diverse sollecitazioni, anche una lettera aperta perché la comunità cristiana metta a tema in maniera diffusa, coinvolgendo anche tutte le altre realtà locali, il mondo del lavoro, l'esperienza del lavoro. Io mi sento molto coinvolto in questa tematica, non solo per le ragioni della crisi, ma perché il lavoro ha rappresentato nella nostra terra il valore, uno dei valori più coagulanti, più mobilitanti. Allora mi sembra che proprio a partire anche dai passaggi così evidenti che in questi anni stiamo facendo relativamente al lavoro, che sia importante, non dico fare il punto, anzi aprire un dialogo, una riflessione sul lavoro coinvolgendo tutta la comunità cristiana. Mettendo sempre al centro la famiglia. Ha fatto benissimo a ricordarlo, perché il lavoro e la famiglia non possono essere separati nella costruzione complessiva di una società in cui la possibilità di percepirci come persone, di vederci riconosciute come persone, è ancora avvertita come un criterio da non eludere.